Stasera debutta 9 commedie, 18 protagonisti e 2 interpreti, che sono Massimiliano Franciosa e Claudia Crisafio. Ciao. Uno spettacolo di Edoardo Erba con la regia di Mauro Avogadro. Bravo, sei preparato? Grazie, sì, mi sono preparata in effetti. 9 perché lo spettacolo si compone di 9 piccole commedie che però sono pensate per diventare quasi 10 lunghe commedie. No, in origine forse erano state pensate, erano degli spunti per diventare 10 commedie. In realtà questo è lo spettacolo, sono 10 commedie concentrate in 10 minuti che hanno un inizio, una fine, ben confezionate da Edoardo Erba, che partono, vuol dire tu qualcosa, partono dal normale, dal reale, per arrivare poi al surreale, che questa è la nota caratteristica di Edoardo Erba, quello che contraddistingue, diciamo, tutti i suoi testi. E l'abbiamo detto, voi vestirete i panni di ben 18 protagonisti. Eh già. Ecco, è difficile passare da un personaggio all'altro. Difficilissimo, difficilissimo, ma allo stesso tempo molto divertente. E ci sono dei cambi velocissimi, e quindi adesso capiamo la fatica che fa Braghetti quando si cambia. Non siamo a livello di Braghetti, a quel livello, ma i cambi sono molto veloci ed è molto divertente esplorare. Ci divertiamo molto, è un testo che ti permette di lavorare seriamente ma divertendoti, e noi ci divertiamo tantissimo in scena, speriamo che si diverta pure il pubblico stasera. E tra tutti questi personaggi c'è qualcuno a cui siete più affezionato? Ma guarda, io personalmente sì, sì, ce ne già sono lo vari. So quale. Tu già sei quale, io già so quale, purtroppo. Già, no, non è vero, no, tu pensi male. Non è quello? No, io sono affezionato a tantissimi, quasi tutti i personaggi, devo dire, ma uno in particolare che è un'entità astratta che sta tra le nuvole, sì, è vero. Potrebbe essere un vecchio come un neonato, non lo racconto, se no rovino la trama a chi verrà a vederci stasera o domani, ma quel personaggio mi piace molto, mi piace proprio quella storia, quell'atmosfera. È poeticissimo. Sì, molto poetico. Il suo invece? Appunto, anche io ho questa preferenza perché è una delle 9 commedie la più poetica, la più bella, ricca di tanti temi, però c'è un personaggino che mi diverte molto, però lo lascio scoprire a chi guarderà lo spettacolo. Mi viene molto bene. Con tutti queste commedie, quali sono gli argomenti più importanti che vedremo in scena? Ma guarda, argomenti tocchiamo tutto, sì. Partiamo dalla realtà, c'è un testo surreale che in realtà sembra che parli di fumetti, ma in realtà se vai per esempio a vedere il testo, a studiare il testo, in realtà è molto attinente a parte della realtà religiosa, tra virgolette. Edoardo, questa, come ho detto già prima, non vorrei ripetermi, ma la sua qualità autoriale è proprio quella di partire da spunti reali, arrivare al surreale, far riflettere molto sorridendo, e questa è proprio la sua peculiarità, la sua caratteristica. Per chiudere, per quali ragioni non dovremmo perderci 9? Beh, per tantissime... Prima di tutto sono 9 commedie concentrate in un unico spettacolo, quindi è risparmiate. È originale, risparmiate. 9 spettacoli in uno, e quindi già c'è un risparmio. Poi c'è Claudia, che è bravissima e bellissima. E poi c'è Massimiliano. Ci sono io. Poi no, a parte, è uno spettacolo ben confezionato, ci sono delle proiezioni curate da Ginevra, Napoleone, che sono molto suggestive, c'è la regia eccezionale di Mauro Avogadro, che ha curato benissimo tutto lo spettacolo, i costumi, quindi, di Isabella Rizza, e quindi io ve lo consiglio. Tra l'altro è tutto concentrato in 1:20, 1:25, quindi così, indolore, ed è tutto gratis. Tutto gratis, assolutamente, è una festa, la festa, festa del teatro. Tutto gratis. Sono impazziti, guarda, qui. Spada è impazzito, gratis, grande Spada. Dai, allora, lo ricordiamo, questa sera alle ore 21 al Teatro Nido dell'Aquila e domani in replica. Alle 19 domani vi aspettiamo. Domani 19, stasera 21 vi aspettiamo. No.